Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buongiorno da Lorenzo Valeriani, siamo in diretta dal Piazzale dei Prati di Tivo per questa terza ed ultima giornata della Gran Sasso Outdoor Grand Prix. Siamo alla conclusione, una tre giorni importante, lo abbiamo detto anche ieri, anche nella prima giornata, si sì sport ma anche valorizzazione del territorio. Assolutamente sì, buongiorno Lorenzo, buongiorno ai telespettatori. L'evento clou di questi tre giorni si è appena concluso, è stato un, un bel evento, una manifestazione importante. Abbiamo aperto bene la stagione estiva e ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di una stagione che sia migliore di quelle eh, del, appena passate. Eh... Ambiente perfetto per praticare sport, tutti gli sport, perché davvero il piazzale eh, con il Nordic Walking, con questa gara podistica, ieri con la Madran e vedo anche una struttura adibita all'arrampicata e vedo anche dei bambini che stanno cimentandosi su quella bellissima parete che poi... Eh... Fa anche da... Eh, il gran sasso fa la contorno, Presidente di Lodovico, no? perché sullo sfondo c'è questa parete meravigliosa, una parete non artificiale ma del tutto naturale. Il bello di questo posto è proprio quello che ovunque tu sia tu puoi vedere il gigante che dorme e questa è una cosa che abbiamo solo noi e, e lo condividiamo con tutti quelli che ci visitano. Questo è una cosa, è bellissimo, è veramente bello. Poi oggi il cielo chiaro, terzo... Il verde che sta nascendo di primavera è stupendo, la giornata è bella bella. Gigante che dorme, che però in questi tre giorni, dalle prime ore del mattino, noi abbiamo fatto svegliare, perché il piazzale si è animato sin dalle prime ore del eh, mattino e poi anche l'organizzazione, non solo della DMC, ma di tutti gli esercenti locali, hanno permesso ai tanti visitatori e ai tanti atleti di trascorrere una giornata piacevole, quando la sera, eh, bene o male, l'aria si rinfresca un pochettino e allora sì c'è bisogno di un maglioncino, però temperature sempre gradevoli. Sì, no, fantastico, veramente questi giorni sono stati proprio da manuale e, e la festa è bella, tutti contenti, eh, gente che magari era la prima volta che veniva qua e questo ci fa, ci fa tanto piacere, il fatto di, di poter dare gente e che veda eh, quello che abbiamo e che possa stare comodo e felice con noi. Perfetto, eh, alla sinistra del sindaco c'è eh, Carlo Franchi, eh, passo il microfono a lui perché da lui voglio un eh, resoconto sulla gara appena terminata, se si aspettava, se aveva pronosticato il eh, vincitore, naturalmente eh, sì, la vittoria è importante, però poi è sempre la partecipazione numerosa come quella di oggi che fa la differenza. Buongiorno a tutti. Eh, sì, la partecipazione è stata importante, per cui siamo veramente soddisfatti perché eh, il numero è quello giusto perché eh, la riesca bene l'evento. Abbiamo avuto tantissimi complimenti, perché, eh, in effetti, come diceva Erminio, qui il, il paesaggio è unico. Per cui, chi è venuto è, sicuramente porterà a casa un ricordo bellissimo di questa giornata. Abbiamo avuto un 200 arrivati, per cui un numero importante e, e niente, quindi siamo contenti, già stiamo pensando alla, alla prossima edizione per l'anno 21. Eh, Carlo, eh, naturalmente eh, la vostra organizzazione non si ferma qui, non si ferma oggi, avete in programma per il periodo estivo altre eh, gare, altre competizioni, oppure penserete ad allenarvi perché eh, dovete portare il nome della vostra associazione in altri luoghi, fuori regione e chissà anche co oltre confine. Allora, il nostro lavoro finisce oggi per quanto riguarda l'organizzazione del di, de, della gara, facciamo questa gara quest'anno e cominciamo già a preparare la, la prossima dell'anno dell prossimo. E, andremo sicuramente in giro e tra l'altro una manifestazione a cui teniamo veramente eh, di partecipare è quella di Amatrice, Amatrice Configno che è un momento di eh, rilancio, di partenza per eh, le zone terremotate. Per cui ecco, ci dedicheremo come gruppo eh, che siamo un gruppo eh, nato da un anno, un anno e mezzo. E agli allenamenti, a partecipare a gare regionali, extra regionali e poi ecco naturalmente pensiamo verso la, il mese di settembre-ottobre magari qualcosa anche all'estero. Benissimo, perfetto, ringraziamo eh, Carlo Franchi, so che deve scappare perché naturalmente la eh, cerimonia per quel che riguarda le premiazioni è lì lì per eh, iniziare. Nel frattempo vedo... Diciamo dietro le quinte, il presidente CSI Angelo De Marcellis. Lo invito ad entrare in scena perché tanto facciamo così tutto in diretta, Angelo. Ecco, indossa la giacca: prima era in tenuta sportiva, ma subito istituzionale al massimo. Ti passo il microfono perché eh, è l'ultimo giorno. È l'ultimo giorno il resoconto finale. Mentre nel frattempo entrano in scena. Due signore che eh, non in abito sportivo, però dai, succede anche questo e va bene lo stesso. Allora, Angelo De Marcellis, siamo quasi alla conclusione, possiamo fare un resoconto? Io credo positivo. Ma io, diciamo che non spetta a me fare bilanci, forse, magari spetta a chi ha vissuto questi giorni intensissimi. Io sono soddisfatto, questo è il pensiero. Che Mi compete, poi diciamo che eh, le cose si possono fare meglio e anche grazie al, ai suggerimenti e le proposte che ci arriveranno in questi mesi, magari si potrà pensare di fare eh, qualcosa di, eh, di sempre più grande, perché poi eh, l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi. No, quindi eh, davvero siamo eh, orgogliosi di, di come siano andate le cose. Eh, sia, diciamo che è un ottimo presupposto sia per eh, diciamo fare un po' da prologo a quello che che sarà il futuro di queste località e quindi un rilancio importante, ma anche sul profilo sportivo conquistare degli spazi nuovi eh, che vanno sicuramente eh, anche magari attrezzati, migliorati quel poco. Che serve perché queste sono discipline che non necessitano di particolari interventi, eh, quindi senza troppo alterare, eh, diciamo, quello che è il quadro già naturale, che è un quadro eccezionale. Eh, ma davvero penso che con poco si possa davvero raggiungere dei risultati ottimi. Poi in queste manifestazioni conta anche molto il blasone, la tradizione, quello che eh, negli anni si riesce a conquistare anno dopo anno. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio se si vorrà ancora eh, sviluppare questo tipo di. Di, di collaborazione e di rapporto. Perfetto, grazie Angelo. Ieri, sindaco, eh, parlavamo no? Nel, in zona mista, come la chiamo io, con eh, arrosticini, birra e quant'altro, davvero, davvero favoloso. E, e, e ci si chiedeva: ma eh, il territorio, soprattutto essendo in zona parco, eh, può consentire di eh, far rimanere in pianta stabile un simile percorso, tipo quello della Madran? Oppure ci sono dei cavilli burocratici che purtroppo non consentono questo tipo di struttura? Ecco, noi siamo sottoposti a tante norme, norme di salvaguardia, essendo in zona parco, essendo ad un'elevata altitudine, una parte del percorso può rimanere, quella che riguarda i tubi che sono lì davanti probabilmente non ce la faranno tenere per molto tempo, però eh, diciamo che questo o questi eventi organizzati e queste cose fanno vedere che anche qui in una zona di elevata tutela si possono fare manifestazioni si possono fare manifestazioni che portano tanta gente come quella di oggi la location è spettacolare l'organizzazione con la quale mi continuo a complimentare è stata ottima anche quella della gara oggi, di oggi che è l'evento Clou quindi questo può far vedere che la tutela della natura un bellissimo paesaggio, una location di eccezione come quella nostra è un'organizzazione ben fatta, possono coesistere e possono fare in modo che queste zone vengano fruite da sempre più persone. Che poi tra l'altro, e questo lo dico io naturalmente, spesso e volentieri si parla di montagna e si associa ad un pericolo, però io credo che nel momento in cui la montagna non si rispetta allora a quel punto diventa pericolo, però se tutti salvaguardiamo l'ambiente e salvaguardiamo un certo tipo di territorio, allora a quel punto non dobbiamo temere nulla. Ma sì, io credo che eh, le due cose possano coesistere. Si va in montagna con coscienza, si va in montagna sapendo cosa si va ad affrontare, e come in ogni ambiente naturale ci si deve adeguare e rispettare l'elemento che si affronta. Per quanto riguarda eh, la frequentazione della montagna e eh, la tutela, è normale che queste cose fatte bene possano coesistere, anzi, sono un volano affinché eh, si vada avanti e continui la vita e l'economia in queste località. Perfetto, e naturalmente in una manifestazione del genere, in una tre giorni del genere, c'è bisogno di sicurezza, appunto, c'è bisogno di controllo, c'è bisogno se eh, arriva la necessità di correre a soccorrere appunto scusate il gioco di parole gli atleti che si cimentano in questa in questa che si sono cimentati in questa tre giorni quindi un doveroso ringraziamento alle forze dell'ordine e ai volontari della Croce Bianca credo sia doveroso perché davvero non è successo nulla grazie a Dio però sempre qui presenti dalle prime ore del mattino fino al termine della manifestazione e anche un grosso ringraziamento alla protezione civile Civestelamo che oggi ha coordinato tutte le operazioni della gara consentendo il transito degli autoveicoli e quello dei degli atleti in totale sicurezza. Perfetto, quindi direi presidente che abbiamo un po' eh, detto tutto, no? Nel senso la DMC massimo sforzo lo abbiamo detto, DMC che non si ferma oggi, DMC che continuerà la promozione del territorio e non solo tutte le peculiarità dell'Abruzzo e non solo. Però una sorpresa, una chicca la ciliegina sulla torta ci sarà quest'anno, ce la vuole svelare oppure è tutta una sorpresa? E ci saranno diversi eventi nella, in, nella Valle Castellana, nella parte, della parte dei Monti della Laga, che è un territorio stupendo, che ha un potenziale molto molto, molto importante. E ci stiamo preparando anche eventi culturali, non solo sportivi ma culturali, dove vogliamo approfittare il, lo scenario naturale che abbiamo, il, il nostro parco, il nostro bosco per poter eh, mettere su in, dentro la natura, dentro il bosco, opere teatrali, opere di, di sceneggiatura per bimbi e per grandi che sono sicuro che saranno veramente belle. E come ha detto Angelo, il segreto di queste cose sta in, in, due, in due colonne. Primo è la sinergia, il poter fare rete perché un evento come questo non si, nessuno l'avrebbe potuto fare da solo. Qui eh, in tutti questi, questi tre giorni sono entrati in gioco tanti tanti enti, persone che, che lavorando insieme hanno ottenuto il risultato e il secondo è la costanza. So, questi eventi, tutte queste cose non devono essere un, un evento a sé, no, no, no. ma deve essere appunto la prima parte di un progetto che, dove stiamo puntando in dargli continuità e stabilità a tutte le manifestazioni che stiamo proponendo. Perfetto, e questo naturalmente ci fa piacere perché la macchina della DMC e di tutti gli enti che organizzano questi eventi devono essere, devono essere sempre accese, no? perché altrimenti il motore poi si inceppa e quando c'è bisogno di ripartire le spese aumentano, mentre se il rodaggio è già fatto vuol dire che ci si allena ed il prodotto che viene fuori è sicuramente di qualità. È proprio così, è proprio così. E poi il lavoro domani inizia già il lavoro per il prossimo evento. E siccome saranno tanti gli eventi che, che si devono fare, devono essere tante le persone e gli enti che devono lavorare. Questa è la bellezza, la bellezza è che non è un, un one man show, ma è veramente mettere a sistema e in rete un, un, il territorio in modo di poter esprimere un valore turisticamente valido sia per i residenti e sia per gli extra uh, regione, ma soprattutto anche per quelli che vengono da fuori che credo che è la cosa più bella ed è sarebbe veramente l'obiettivo da raggiungere. L'Italia è un paese che si è cimentata sull'esportazione, il turismo è un'esportazione all'inversa, dove noi portiamo i clienti qua e li, li intratteniamo e quello deve essere l'obiettivo nostro e ci lavoreremo con tutto lo sforzo e le capacità che avremo. E Noi naturalmente faremo il possibile per riprendere e raccontare questi eventi meravigliosi, come è naturalmente è stato quello di questi tre giorni. Angelo De Marcellis, eh, ieri, l'altro ieri, ma anche oggi, personalità sportive d'eccezione, ci saranno appunto anche in questa mattinata. Li dobbiamo ringraziare naturalmente, poi dopo il primo break pubblicitario li faremo accomodare sul nostro eh, salottino. Anche lì ringraziamenti enormi al Coni, al Presidente Malagò e poi naturalmente i tanti atleti che sono venuti qui a conoscere il territorio ma anche a premiare diciamo così, i, i dilettanti, i meno professionisti che però hanno la stessa passione di chi ha una medaglia al collo. Sì, eh, diciamo innanzitutto il, eh, il ringraziamento va al Presidente Malagò che eh, davvero due mesi fa quando siamo, siamo andati a trovarlo nel suo studio, nel suo ufficio a Roma, eh, ha ascoltato con grande attenzione quello che volevamo fare ma soprattutto quello che vorremmo fare del Gran Sasso. Eh, lui ha, una, ha mostrato una grandissima attenzione, una grandissima sensibilità, non solo a parole, eh, ci ha dato subito un segnale della sua vicinanza che è stata quella eh, di eh, invitare questi campioni che rappresentano l'Italia eh, nel mondo e quindi eh, lo sport italiano eh, che poi andremo a conoscere e presentare, però eh, sicuramente il primo, il primo anno un, un gesto è stato davvero che va colto con grande... Eh, Diciamo un ringraziamento profondissimo al presidente eh, e poi ci ha aiutato un po' a far conoscere questa, questa iniziativa a livello nazionale. Eh, oggi abbiamo qualche unità di atleti che viene da fuori regione, abbiamo eh, le persone che vengono dal, dal Veneto, dall'Emilia-Romagna. insomma, eh, Quindi diciamo che è un piccolo accreditamento anche questo che ci permette di. Eh, di crescere, quindi sicuramente eh, sono cose che portano poi negli anni uno sviluppo eh, completo. E, e poi ovviamente il ringraziamento va a tutti quelli che hanno eh, lavorato attivamente, a cominciare dalle associazioni sportive eh, che in questi giorni si stanno alternando anche perché non finiscono qui le iniziative, contemporaneamente si sta tenendo una cicloturistica che da Teramo si sta snodando eh, per tutta eh, la, la valle del, dell'Alto Vomano, quindi sta passando da queste parti, eh, faranno il giro verso Altavilla e poi torneranno nuovamente a Teramo. E il calendario dei nostri eventi, il calendario della Gran Sasso Outdoor Grand Prix, si concluderà il 18, il 18 eh, giugno con la eh, Gran Fondo Città di Teramo, eh, quindi una manifestazione ciclistica eh, dove si attendono centinaia di partecipanti e eh, anche quella sarà veramente una vetrina bellissima per il nostro eh, territorio. E quindi insomma ci apprestiamo a vivere questi ultimi giorni eh, di manifestazione, con questi ultimi eventi, con, con grande entusiasmo, anche con grandi aspettative, ma certi che quello che è stato fatto è già molto importante. Benissimo. E naturalmente Sindaco Petraccia con lo sport può partire questo messaggio. Diamo, diamo l'input un po' a chi ha più voce in capitolo rispetto a noi. Dallo sport si può cominciare, poi però c'è bisogno, bisogno anche di altro. Quindi un appello naturalmente alle massime istituzioni affinché questi territori colpiti gravemente dal sisma e dagli eventi nevosi non siano abbandonati. E, e, e qui un appello ecco, lo dobbiamo fare perché un territorio che deve essere salvaguardato e messo sotto la lente d'ingrandimento non solo oggi ma anche nei giorni a venire. Ma certo, lo sport è vita e quindi qual miglior segnale se non una bella kermesse sportiva per far vedere questi territori, seppur feriti, seppur dopo difficoltà, sono ancora vivi e sono sempre vivi. Quello come dicevamo ieri, eh, ho avuto modo di parlare negli scorsi giorni con le più alte cariche dello Stato, il presidente Mattarella che ci ha ricevuto, il presidente del Consiglio e i leader dei maggiori partiti politici a noi ci siamo raccomandati come sindaci di queste zone di non dimenticarci perché poi dopo quando si spegne il circo mediatico si può correre il rischio di eh, tornare nell'ombra, però qui da noi nelle piccole realtà i problemi possono restare. Loro ci hanno testimoniato la loro vicinanza, sia a parole che con i gesti, che poi sono gli atti normativi, che sono quelli che a noi interessano, e eh, ci hanno assicurato che questo non avverrà. Noi eh, ce lo spieghiamo, ne siamo pressoché sicuri e, e crediamo che e con questa sinergia della nostra volontà dal basso e con quello che possono fare loro dall'alto possiamo mantenere questi luoghi vivi perché lo meritano, perché lo meritano le persone che ci, che ci hanno creduto e coloro che vogliono continuare a crederci. Eh sì, e poi, tra l'altro, naturalmente il primo cittadino di ogni paese colpito fa un po' da parafulmine, no? nel senso che eh, in molti vanno lì a bussare, vengono nella Casa Comunale a chiedere la risoluzione di determinati problemi, però voi tutta questa forza naturalmente non la potete avere, potete arrivare fino ad un certo punto e allora, pazienza da parte dei cittadini, capiamo naturalmente le gravi ed enormi difficoltà, però ecco, il percorso sarà sicuramente lungo. Quello che possiamo dire, però, ed è certo è certificabile: massimo sforzo da parte del cittadino, è il primo cittadino, Michele Petracci. Ma assolutamente, noi, come dicevamo sempre anche alle istituzioni sovraordinate, noi siamo il fronte, siamo la prima linea della, della, dello Stato, quindi i cittadini vengono da noi a bussare per cose alle quali spesso però le risposte eh, devono arrivare dall'alto. Noi facciamo di tutto e ci impegniamo sempre per dare la prima risposta e quella importante. Ci siamo appellati perché oltre ai, alle responsabilità ci siano anche i mezzi per dare risposte concrete ed efficaci a quelle che sono le normalissime esigenze dei nostri cittadini e di questi territori. Perfetto, allora un grazie al sindaco Michele Petraccia, noi andiamo in una piccola fascia pubblicitaria, poi torniamo qui sempre in diretta sul piazzale dei prati di Tivo per questa tappa della Gran Sasso Outdoor Grand Prix. A più tardi. Facciamolo vedere da puzzo, eccoci qui. Siamo tornati dal piazzale dei Prati di Tivo. Abbiamo un po' cambiato il parterre. È rimasto il sindaco, perché naturalmente è il padrone di casa. Altrimenti, qui cominciano già le prime, le prime polemiche. Poi aspettiamo anche l'assessore allo sport, così lui nello specifico ci fa un po' più il quadro della situazione. Alla mia destra due ospiti che già conosciamo perché sono stati qui anche ieri, Glenda Narcisi e Fabrizia D'Ottavio, avete preso un po' confidenza col territorio e non solo, perché ieri ad ora di pranzo ho visto entrambe un po' gio giocherellare sia con gli arrosticini col formaggio fritto. Quindi, insomma, vi siete già adattate. Sì, sì, ci siamo già adattate, eh, abbiamo mangiato dei buonissimi arrosticini, che qua chiamiamo anche Rustelle. Eh, certo. <ride> e il formaggio fritto buonissimo, quindi un bel pranzo è stato. Tuo papà è eh, sempre lì, no? A vigilare sotto l'aspetto dell'alimentazione, però visto che ieri ti ha, ti ha lasciato un po' fare, perché naturalmente un, un break ogni tanto ci sta bene. Sì, sì, beh, eh, giusto. Fabrizia, eh, tu invece, zone che eh, bene o male conoscevi, però hai avuto il tempo di studiare un po' la situazione, l'ambiente e anche tu, sotto l'aspetto enogastronomico, devi mantenere giustamente la linea, però uno strappo alla regola ogni tanto lo puoi fare. Sì, ormai sono più strappi che altro. Ormai me la godo. No, e, ovviamente, ieri ho avuto modo di godere appieno di questo magnifico paesaggio. Oggi sono contenta di essere di nuovo qui. C'è una bellissima atmosfera. E sembra proprio di essere all'interno di un villaggio dello sport. Ecco, con ovviamente uno scenario d'eccezione. E poi c'è da dire che l'aria di montagna, nonostante noi siamo fermi, perché insomma, ci spostiamo dal divanetto alla panca, non facciamo niente di che, l'appetito si fa sentire. L'aria di montagna fa venire fame, per cui poi col pranzo ci, insomma, ci diamo dentro. Sì, che poi fa anche un po' la differenza il piatto, la pietanza, perché io personalmente ho mare o Mario montagna, non è che, fa, che, mi fa tanta, che mi fa tanta differenza. Il presidente di, di Lodovico ride, ma ah, se lui è bravo a cucinare io non posso, non posso farci nulla. E allora, eh, sindaco, eh, c'è un atleta a fianco a lei, eh, mi dicono però, eh, perché ieri mi è arrivata una notizia, non so se è vera oppure no, che preferisci farti chiamare Erpiotta. <ride> so perché ti viene da ridere, però eh, è, è, è il nome, nome da battaglia oppure è quello ufficiale che ti dà la carica e che incute timore agli avversari? In pratica è successo così. Io, la prima gara che ho fatto in assoluto, è stato un campionato del mondo a Doha in Qatar. Lì ero proprio a 2000, cioè è una cosa incredibile per me fare una gara con un campionato del mondo. Era la prima gara in assoluto. E lì io mi sono riettato i primi due giorni, ho fatto 100 su 125 piattelli rotti e da lì sono andato, mi hanno detto i colleghi, ma quanto hai quant fatto? Io sono andato ho fatto una piotta, ah, da oggi in poi sei il piotta e da lì è nato quel nome, quel nome fantastico. Sì, perché ieri c'è stato un, un tuo collega che mi ha invitato proprio ad imbeccarti su, su questo. Allora facciamo una cosa, facciamo stile soliti ignoti. Io adesso ti passo il microfono, ti presenti ufficialmente e poi alla fine se mi chiudi con detto erpiotta è un po' ecco, la ciliegina sulla torta che diceva prima il presidente di Lodovico. Grazie. In pratica io sono Valerio Colleviccolo, eh, ho intrapreso questa carriera un anno e mezzo fa nel eh, tiravolo, eh, la specialità è skit. Questo sport è uno sport che a me mi ha appassionato subito, è stato stupendo. Come, come sono entrato nella pedana in questo mondo del tiravolo sono rimasto subito colpito. E in pratica è uno sport che è tutto su un gesto tecnico, eh, che spostandoti da una pedana all'altra eh, hai delle direzioni diverse dei piattelli. E questo a me mi è piaciuto tanto e da, da quel momento ho iniziato a intraprendere quella carriera grazie al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito che mi ha aiutato tanto e al mio allenatore Massimo Vitullo. E... Perfetto, ieri dicevamo in, eh, eh, sempre qui sul salottino, eh, è uno sport particolare, no? anche perché eh, credo che economicamente ci sia un impegno importante, eh, almeno all'inizio. E poi eh, ti chiedo questo, eh, è stata sempre la tua passione, è un po' una domanda classica, oppure hai cambiato col crescere? Perché casomai hai fallito in altri sport e allora ti sei buttato su questo? No, no, in pratica io sono entrato nell'esercito in quale UFP1 no, da volontario, sono entrato con la mentalità di fare il soldato, di fare proprio quello quell operativo, il professionista. Il professionista. Invece poi da lì io facendo l'autista per un generale comandante del centro sportivo, però lavora, lavora a Palazzo Esercito, smet, da lì sentivo lui che chiacchierava nella macchina che diceva, eh, ma qui gli atleti che ci mandiamo, chi non ci mandiamo. Allora ho detto, senti comandante, ma anche io faccio il tiro a volo, no? Non è che potrebbe aiutarmi. Allora in fine settimana, noi abbiamo quasi sempre fine settimana liberi, chi è di servizio, eh, in seduta privata un tecnico dell'esercito, Simona Scocchetti, anche lei campionessa, eh, mi, ha, ma, mi ha valutato diciamo, ha visto che ero abbastanza abile, ho fatto un 23 su un 25 come primo acchitto così e da lì hanno detto ok però certo non possiamo valutarti con una sola serie, eh, ora fai un percorso con noi e poi vedremo se in futuro andrai meglio diciamo. È uno sport eh, particolare, naturalmente eh, tanta concentrazione, eh, forma fisica particolare, differente dalle altre, dalle altre attività. Ma eh, se dovessi mandare un messaggio ai più giovani per incentivare appunto la crescita di questo, di questo sport, quale potrebbe essere lo spot migliore visto che siamo in diretta TV? Eh, in pratica, se vi piacciono le armi. È uno sport fantastico per voi giovani, quindi è un'occasione unica e se venite vi prometto che avrete tante emozioni se provate questo sport. Che poi naturalmente si va sempre a discutere sulle strutture no? se in Italia siamo un po' eh, all'avanguardia oppure in ritardo rispetto alle, alle altre eh, nazioni. A Glenda serve davvero poco, no? una pedana e qualche peso, ma lì ci pensa, ci pensa il papà. Mentre per quello che riguarda la ginnastica Fabrizia eh, ci vuole un po' più di attenzione, forse, vero? Sì, sicuramente la ginnastica ha bisogno di un Parecchie attenzioni sotto questo punto di vista, il tappeto, che è un bel tappeto, insomma importante, con il sottopedana che serve anche diciamo, a, a, a prevenire infortuni dovuti al carico e salti. L'altezza è fondamentale perché gli attrezzi vengono lanciati anche a 11-12 metri d'altezza. E questo non è questo diciamo che è un po il, il tallone d'achille perché ovviamente l'altezza eh, notevole ce l'hanno le grandi strutture i grandi palazzetti che vengono ceduti con molta difficoltà a sport ritenuti purtroppo minori per cui c'è questa ricerca di palestre alte con lo spazio necessario appunto a, a far volare questi piccoli attrezzi che però sanno occupare molto spazio in realtà e per il resto diciamo ecco questo è il materiale il costo il costo degli attrezzi sicuramente ecco, non può essere paragonabile agli sport dei quali stiamo parlando, però comunque c'è un certo impegno economico per le famiglie. Poi ovvio, man mano che si va avanti con gli anni, l'attrezzatura diventa mh, leggermente più professionale e il costo aumenta. All'inizio gli attrezzi per le bambine piccole sono molto insomma, meno costosi, più accessibili. E ieri io eh, e Fabrizio, naturalmente insieme agli altri atleti, abbiamo fatto anche una chiacchierata un, leggermente più, più soft, no? nel senso abbiamo parlato anche di colonne sonore, ti ricordi tra un arrosticino e un caffè siamo arrivati anche a parlare di quello, perché la tua eh, attività naturalmente eh, vuole anche emozione e quindi la scelta della musica, la scelta degli abiti che mi dicevi che pian pianino col passare degli anni sono diventati eh, vere e proprie opere d'arte sono delle opere d'arte perché eh, piene di, di strass insomma delle lavorazioni particolari e questo fa la differenza e allora voglio che tu racconti ai nostri amici telespettatori quali sono queste scuciture queste piccole attenzioni che possono fare davvero la differenza tra una medaglia d'oro ed una medaglia d'argento sì, ehm, la ritmica in questo è uno sport molto particolare perché a parte quella che è la performance tecnica anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi le ginnaste di livello diciamo che vengono anche proprio scelte fisicamente, c'è cioè una selezione naturale, eh, si prediligono insomma linee lunghe eh, perché il movimento in questo modo risulta anche molto più bello da vedere, più completo. Poi c'è questa attenzione appunto sp spasmodica quasi ormai sta diventando si parla quasi di alta moda nei body che sono pieni di svaroschi per le applicazioni e secondo me a volte si, ec sì, si eccede perché insomma son sono abiti che andrebbero bene per gala o per cerimonie particolari comunque siamo sempre nell'ambito sportivo per cui ci vuole sempre un po' di, di gusto di classe come diceva Coco Chanel less is more <ride> ecco. e, e poi c'è questo aspetto musicale che è fondamentale perché... La vera ginnasta oltre che eseguire perfettamente i movimenti deve saper inter interpretare e dare emozioni, eh, per questo la scelta musicale è fondamentale, la, la ginnasta la deve sentire, la deve fare propria e eh, quindi ognuna diciamo che nel corso degli anni costruisce quello che è un pochino il suo stile. Uh, le sue preferenze e, um, ed è fondamentale perché la musica effettivamente dà una carica. Uh, io l'ho sempre chiamato un po' il doping naturale. E quindi, una ricerca molto, molto attenta che viene fatta in collaborazione fra allenatrice e ginnasta. Perfetto, grazie a Fabrizia eh, D'Ottavio. Noi effettuiamo l'ulteriore cambio palco, lo facciamo solo ed esclusivamente istituzionale, va via il sindaco. Viene l'assessore allo sport, ma tutto in tranquillità, sicuramente lui non vuole lo scranno più alto del Consiglio Comunale. Un piccolo break e poi torniamo sempre qui in diretta, a più tardi. allora eccoci qui tornati in eh, diretta dai prati di tivo comune di pietra camela dicevamo con fabrizia d'ottavio eh, il villaggio olimpico no particolare molti sono curiosi però mi stavi dicendo a telecamere spente, a microfoni spenti che poi tanti vincoli nel senso controllatissime controllatissimi anche gli atleti e eh, l'ultimo giorno che cosa accade L'ultimo giorno esplode una festa enorme perché comunque cala la tensione, il lavoro è finito. E... Nonostante, ecco, a prescindere dal risultato della gara, si è tutti contentissimi e, e si sente veramente questo, questo spirito olimpico di, di unione perché avversari, nazionalità diverse, c'è cioè lo scambio delle tute e delle maglie che è meraviglioso, si scende fra le varie insomma, stradine che, che passano fra, fra, i, fra i veri e propri condomini delle varie nazioni, c'è qualcuno che addirittura allestisce delle, delle bancarelle. C'è questo scambio di tute, maglie, poi pin, le spillette vanno a ruba. E si crea veramente un'atmosfera di, di festa, sembra quasi di conoscersi tutti da, da una vita. E poi c'è il mega party organizzato nella mensa, che è ovviamente è enorme. E ospita cucine di tutti i tipi, dall'Asiatica al McDonald's, <ride> quindi dal sano al meno sano. Um, L'ultimo giorno c'è la sfilata dei cuochi, che ovviamente sono mille, perché la mensa è aperta H24 sfornando cibi caldi e freddi in quantitativi poi abnormi perché immaginiamo le ginnaste non tanto ma ci sono altri atleti che insomma mangiano parecchio e quindi c'è questo defilé di cuochi, iniziano a volare le pizze, i pezzi di torta, no, veramente è la terza guerra mondiale, però è, è molto bello, ecco, sono ricordi che, che rimangono, poi ogni volta che magari arriva un medagliato al villaggio si creano le sfilate, eh, gli atleti che sono lì fanno comunque un percorso, si applaude, si va a stringere la mano. Eh, gli atleti si affacciano dalle palazzine con le bandiere, c'è cioè, veramente uno spirito, un cameratismo fantastico. Quindi l'esperienza più bella è sicuramente la vita al villaggio. E naturalmente poi chiudere la giornata, chiudere le Olimpiadi in questo modo, un po' alleggerisce anche il peso di un'eventuale sconfitta e si creano amicizie e possono crearsi anche amori. Glenda Narcisi, quanta voglia hai di vivere una situazione del genere? Cioè, sentendolo dire a lei sembra una cosa meravigliosa, sicuramente lo è, ed è proprio un sogno. Mai dire mai dire mai. Naturalmente ci vuole impegno, eh, ci vuole un ottimo coach, un ottimo allenatore e eh, ce l'hai fatto in casa. Quindi, che tra l'altro hai anche un fratello che so che sta raggiungendo degli ottimi, degli ottimi risultati sportivi. Sì, ho due fratelli, di cui Roy Narcisi che eh, sta andando veramente forte. Eh, migliora giorno dopo giorno anche grazie al nostro allenatore Anselmo Silvino. Che anche lui ha partecipato alle Olimpiadi del 72 a Monaco, quindi abbiamo eh, un maestro fantastico che ci ispira. No? Ma c'è una sorta di, di, di sfida in famiglia oppure cercate di aiutarvi, di darvi la carica giusta eh, volta per volta? Perché naturalmente eh, papà deve gestire anche questa, questa sorta di conflitto, nel senso. Eh, vabbè, lui è un maschietto, tu, una femminuccia carichi diversi, eh, allenamenti diversi, però insomma, un po' di orgoglio deve uscire fuori. Sì, c'è un ambiente, insomma, di sfida, eh, molto spesso anche se bisogna richiedere qualcosa, magari a mamma eh, o papà. Allora, eh ma io sono più forte di te. Eh, ma io ho fatto tot eh, di squat e tu no. Eh, quindi posso andare lì, quindi mi compri questo diciamo, diciamo più, più pesi si alzano e più, e più si viene accontentati però vabbè può essere anche uno stimolo per, per crescere, crescere sportivamente insomma Assessore eh, abbiamo conosciuto un po' tutte le sfaccettature, non solo degli atleti più importanti, ma anche eh, di chi oggi ha partecipato a questa meravigliosa gara podistica. C'è cioè la premiazione in corso. Tra poco avremo qui anche eh, i vincitori della categoria maschile e categoria femminile. Eh, è un evento da ripetere. Non le chiedo l'impegno economico, perché naturalmente potrebbe essere una domanda poco elegante. Però da quello, che vedo, da quello che vedo il prossimo anno possiamo cliccare sul tasto replay. Assolutamente sì, l'impegno economico è un po' troppo. Però <ride> l'impegno da parte nostra dell'amministrazione assolutamente sì. Mm, cercheremo di riproporlo, di potenziarlo, di migliorarlo, di fare sempre qualche cosa in più, sempre per far crescere il turismo e il posto, insomma, che merita. A Valerio invece voglio chiedere, eh, l'ho chiesto anche al tuo omonimo ieri, eh, è una location che si presta per la tua attività oppure eh, l'altitudine o altro potrebbe mettere in difficoltà eh, il, il tiro al volo. Quindi questa, questa attività sportiva che a me, devo dire la verità, appassiona tantissimo. Assolutamente no, eh, se ci fossero qui dei campi da tiro sarebbe, sarebbe spettacolare, sparare con tutto questo verde è proprio l'ambiente giusto, è ideale proprio li prepariamo per un altro anno. Sì, 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 sì. Ha promesso la parte <ride> dell'assessore Naturalmente è una location che si presta a tante, tante cose. Eh, un altro anno, prima lo diceva anche Angelo del CSI, eh, nessuno, nessuno è infallibile, quindi eh, è il primo anno, ci saranno sicuramente degli accorgimenti per il eh, 2018, però l'importante è che ci sia l'intenzione di eh, proseguire eh, testa bassa. Nel frattempo vedo che stanno arrivando i primi tre... Della eh, classifica. Allora facciamo una cosa: non so se eh, Alberto Capo mi dà il permesso di farli entrare, entrare in scena. Allora, se passano dall'altra parte, così fanno un giro, fanno un giro. Tanto, ragazzi, avete corso per 8 km? Se percorrete 10 metri in più è solo scarico ed allenamento. Allora, eccoli qui con eh, le coppe, casomai ci stringiamo un pochettino. Eh, si combatteranno la, la panchina di destra perché naturalmente la dolce presenza di Glenda e Fabrizia. Prego, prego ragazzi, venite. Complimenti. L'assessore dice non c'è partita. Vabbè, ci distribuiamo un attimino. Buongiorno, Buongiorno complimenti, congratulazioni. Grazie. E allora va bene, eh, casomai mi sposto io. Alberto, ci siamo, ci prendi tutti, vero? È un po', un po difficile. Allora dimmi tu cosa devo fare così, Vabbè, casomai zoomiamo al centro allora il primo classificato lo abbiamo qui a destra eh, scusami nome e cognome presentati un attimino raya francesco con il tempo di 28 minuti e qualcosa 29 e 10, 29, 29 e 10. allora questo è il, il eh, trofeo poi c'è anche il gadget della una maglietta naturalmente color, color azzurro e tanti altri tanti altri ricordi eh, gara dura, prima dicevamo sali scendi, abbiamo accorciato di qualche chilometro per cercare di agevolare la prestazione. A livello del percorso non era tanta dura, ma eh, essendo in alta quota eh, si faceva fatica a respirare. Comunque, contentissimo. Della... Da rifare, da rifare. Certo. Sì, prima lo... Prima lo dicevamo, l'ossigenazione fa la differenza eh, e dicevamo anche appunto che eh, vedendo eh, gli atleti correre su questo percorso si notava proprio la fatica sul viso e eh, non solo. Tu sei partito benissimo, prima ironicamente lo speaker ufficiale diceva non partite troppo a razzo, altrimenti che è successo? Eh, boh, poi all'ascesa è venuto lui e dopo sulla salita è molto forte. Io normalmente faccio le gare sulla pista e non sono abituato a queste salite. Eppure vieni da una zona, il Sud Tirol, dove le montagne eh, ce ne sono tantissime, no? Eh, belle come, come il Gran Sasso d'Italia. Come ti sei trovato in questa location? Sì, è molto bella, più, sì, molto simile a quella zona dove vengo io, ma io vengo da Bolzano e quindi anche lui, lì è tutto molto... Piano perfetto, ha barato oppure percorso regolare è solo andato più forte. Boh, <ride> Difficile da dire, uh, lui è stato veramente molto forte. Diciamo, sì, perfetto. Allora eh, coppa meritata per il primo della classe. Ai piedi del podio, lo speaker ufficiale diceva senza offese, il, il più anziano no? de, de, dei tre però questo è anche, è anche una soddisfazione è soddisfazione da questo punto di vista può darsi anagraficamente <ride> un po' di meno però diciamo di sì i ragazzi sono andati velocissimi soprattutto in discesa erano imprendibili e, e complimenti a loro sicuramente complimenti come ho detto prima sul podio a chi ha organizzato questa gara in questo splendido contesto gara da ripetere, da rifare speriamo da riproporre in maniera ottimale come questa e noi ci saremo almeno se ci sarà la possibilità verrò noi naturalmente ehm, prima parlavamo degli orari, no? perché il, il podista preferisce le prime ore del mattino, non prestissimo, però è attorno alle 9.30, 10 del mattino, credo sia l'orario ideale per, per gareggiare. Però adesso io vi voglio, vi voglio qui ai praticitivo anche nelle prime ore del pomeriggio, innanzitutto perché eh, lui eh, che non è proprio, propriamente della zona deve conoscere altre peculiarità enogastronomiche. Lo ripeto sempre, si mangia da Dio, quindi venite in Abruzzo, venite in provincia di Teramo perché è una cosa eccezionale. Quindi eh, adesso vi rifocillate uno strappo alla regola come fa Fabrizia spesso e volentieri, un arrosticino, li conosci benissimo, però insomma assaggiare qui in altura queste prelibatezze fa la differenza. Indubbiamente, io ripeto sono comunque abruzzese, sono a Scoppito vicino all'Aquila, quindi sono zona che conosco e quella pietanza, quella specialità gastronomica è ben conosciuta, diciamo, è apprezzata. Perfetto, allora eh, Mayer se non erro, vero? Sì. Perfetto, tornerai anche il prossimo anno? Chilometricamente insomma è, è un po' un'avventura, è un'altra corsa, un'altra fatica, però... La location in vita è l'organizzazione, il fiore all'occhiello di, di questa tre giorni. Sì, la localizzazione mi è piaciuta molto anche sotto il Gran Sasso. E io sono a Martinsicuro sicuro adesso per, fino a domani al mare. Dopo pomeriggio mi prendo ancora un po' di sole. E spero che prevenga ancora l'anno prossimo. Sì, e naturalmente metti la crema perché io e te sotto al sole, te lo, te lo confermo. Abbiamo problemi, protezione 50, ma vai alla grande, ci coloriamo insieme a Martin Martinsicuro. Eh, prossimo tuo obiettivo? Perché, naturalmente, adesso hai vinto e devi eh, confermare, altrimenti può sembrare anche frutto del caso questa vittoria, no? No, e sabato prossimo forse vado a fare la notturna a Chieti, eh, come viene, viene. Ci sono avversari eh, oggi? Ci sono stati avversari a parte il secondo e il terzo classificato che ti facevano un po' paura? Che pronosticavi come possibili vincitori? Oppure sei partito da Castelnuovo convinto di vincere questa gara? No, io non, non mi aspettavo che ci stava il Maier. Eh, comunque. A me fa piacere quando ci sta gente più forte di me che mi stimola di più ad andare forte. E quindi, insomma, ecco, anche la sportività nel, nell'affermare che Maier è un grandissimo atleta e poi, insomma, anche contro l'esperienza eh, è giusto, no? Cimentarsi e confrontarsi. Eh, Fabrizia, mi dicevi, ogni tanto fai la corsetta, tu però forse preferisci più sul lungomare, vero? Che, che in montagna. Sì, decisamente mi piace, vabbè, ma... Va. Niente rispetto a quello che fanno loro, eh, io faccio la, la corsettina un'oretta me la faccio, diciamo, arrivo sugli otto chilometri, però preferisco correre in piano. <ride> eh, sono di Chieti che è in collina si sa, dei bei dislivelli. Quelle poche rare volte che vado a correre lì torno a casa che sono a pezzi cioè, per me la corsa deve essere mh, per me è un, quasi un, uno sfogo, una. Mi deve sì affaticare, però poi mi devo sentire meglio, ecco. Invece quando mi capita di correre ovviamente con dei dislivelli, torno con le gambe di piombo e, e non mi piace tanto. <ride> Preferisco una cosa più leggera, giusto per tenermi in forma. Allora, non si offenda Marzullo, ma io adesso una domanda del genere te la devo fare. Vai a correre per indossare le cuffiette e l'iPod oppure indossi l'iPod e le cuffiette per andare a correre? <ride> No, le cuffiette io sono minimal, oltretutto non so, sono delle orecchie strane, mi, mi cadono sempre, per cui proprio meno si vedono meglio è. Però la musica è fondamentale, questo sì. Sopra allora, se corro fuori non tanto, perché in realtà mh, ti distrai, guarda il paesaggio, è, è bello già così com'è. Però quando in inverno magari sono al chiuso sul tapirulano, che insomma non è, non è il massimo, la musica permette proprio di, di distrarsi, di passare il tempo, perché altrimenti vedi te stessa riflessa sullo specchio davanti impazzisci dopo cinque minuti. <ride> sì. Invece Glenda Narcisi ha una, un sottofondo musicale che, che dà forza per lo strappo finale per alzare più peso possibile. Ehm, la musica... Cioè, non mi sono allenata così tanto con la musica di sottofondo. Ultimamente però la stiamo mettendo in palestra eh, devo dire che dà molto più gusto di mettere molta più grinta. Eh, però poi alle gare la musica non c'è, quindi ti devi abituare a concentrarti col silenzio. Eh, ogni tanto ci stanno gli allenamenti con la musica, ma anche giorni senza. E poi le grida di papà, immagino no? che fanno da sottofondo. Vai! Dai, non, non so qual è il termine, adesso tecnico per incitare il tutto. Silenzio che naturalmente deve esserci anche per Valerio, però il suono più bello è quando scoppia quel piatto, no? perché vuol dire che hai centrato l'obiettivo e che pian pianino... C'è cioè un sogno nel cassetto, ce lo puoi raccontare se vuoi. Il sogno del cassetto penso è quello che hanno tutti gli atleti, vincere le Olimpiadi, <ride> è una cosa importantissima, comunque come dicevi prima la musica, la musica per noi è importante, prima di una gara mettersi le cuffiette e, se, e concentrarsi, isolarsi proprio da, da, da tutti e pensare solamente a quello che devi fare poi nella gara, quindi anche per noi è importante la musica. Benissimo, quindi vabbè, tantissima concentrazione perché anche ieri il tuo collega ci diceva questo: no? eh, Ottima vista, abbassare i battiti eh, cardiaci. Eh, insomma, sport particolare davvero. Anche sotto l'aspetto dell'alimentazione, credo che, che ci sia tanto tanto, tanto sacrificio. Eh, Maier. Tu il prossimo impegno che avrai naturalmente. Migliorare il risultato, no? dal secondo al primo posto, naturalmente tanti avversari, e ogni volta è dura. Sì, l'anno prossimo non so ancora se sono qui sicuramente. Ma le prossime gare che penso che faccio sono in mezzo fondo a Trento. Ci sono sempre una serie di tre gare tra 800 e 5.000, e quindi provo lì ancora una volta di migliorarmi. Perfetto, tu tra l'altro giovanissimo, quindi avrai tempo, tempo di crescere e, e migliorare. A te chiedo invece: il sogno nel cassetto? Se, hai, se hai aperto il cassetto e hai trovato dentro il sogno, è ancora da realizzare? E qual è il tuo prossimo obiettivo? Quello un po' più tangibile e fattibile. Le cassette da aprire ce ne sarebbero ancora tanti e da riempire proprio. E sognare il cassetto e abbassare il personale sulla maratona. Io adesso posso permettermi di fare qualcosa sulla lunga distanza, perché sulle brevi la brillantezza è povera ormai. Quindi, naturalmente, ecco, ci sono tanti aspetti da valutare, non solo il tempo, l'altura, l'ossigenazione, eh, la distanza e quindi. Attività molto ma molto particolare. Io attendo ancora qualche minuto prima di chiudere perché eh, vorrei anche eh, sentire la voce in diretta della prima classificata, quindi categoria femminile. Mi dicono che la terza classificata è, a, è dovuta scappare per impegni familiari. Quindi, casomai, aspettiamo eh, la prima e la seconda piazza della categoria femminile. Nel frattempo, eh, io chiedo ancora a Fabrizia. Siamo quasi agli sgoccioli, no? tra un po'. Tornerai a casa, cosa ti porti dietro, cosa ti porti dentro e cosa racconterai per far immaginare alle tue amiche, ai tuoi amici, ai tuoi familiari questa, questa location davvero fantastica. Dai, sicuramente mi porto die dentro, dietro 48 ore di aria pura, di, di bellezza, di pace. E ovviamente di sport, è stato interessante uh, conoscere ad esempio ieri la Madran, che è una disciplina che non conoscevo oggi. Ci siamo un po' cimentati fra arrampicata, tiro con l'arco. E um, quindi è stata anche um, un'esperienza, un'occasione per, uh, per provare cose nuove. Sicuramente um, riporterò la bellezza della, del posto in famiglia alle mie amiche anche perché da poco ci siamo impegnate uh, almeno una volta al mese di organizzare un'uscita fuori porta ovviamente in Abruzzo per riscoprire le, le sue bellezze, abbiamo un'amica che è geologa per cui conosce bene i territori, sì è molto interessante essere accompagnate da lei e, e sicuramente ecco, spingerò eh, affinché la prossima meta sia proprio questa, così la scopriremo bene insieme e magari ci torneremo anche più volte. Che poi lo dicevamo, non sei lontanissima, quindi con circa un'ora e un'ora e un quarto di, di auto. Eh, sarai qui a far conoscere perché adesso un po' te la, te la sei imparata no? la, 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 la nostra località che, che davvero, che davvero fa, invidia, fa invidia a tanti. Glenda eh, un saluto anche da parte tua naturalmente e eh, un grosso in bocca al lupo per la prossima, per la prossima stagione, eh, mi raccomando massimo impegno, segui tantissimo le indicazioni di papà perché insomma... Eh, vederlo così vuol dire che lui d'impegno ce n'ha messo tanto e credo che i risultati siano arrivati anche per lui. Eh, grazie mille, eh, sì, mio padre sta sempre in forma nonostante l'età, e eh, questo dimostra in effetti che fare sport eh, da cioè, tutta la vita eh, fa solo bene. Può solo far bene, quindi vi invito a fare qualsiasi sport, lo sport che più vi appassiona, ma di farlo, di non restare fermi. E magari se volete venire a farlo qui in montagna, una bella corsetta, un'arrampicata, anche meglio, no? Perfetto, grazie a Glenda. Valerio, voglio chiudere anche eh, con te cosa porti a casa, eh, qual è il, eh, il tuo prossimo impegno ufficiale, qual è quello che, che, che tieni a cuore, dove vuoi raggiungere il, il risultato più importante. In pratica adesso mi sto preparando per una gara. Che dovrò fare Arezzo la prossima settimana e lì vorrei veramente dare tutto me stesso. E da domani ripartirò con l'allenamento, proprio pesante e duro, quello che fanno tutti gli atleti. E grazie, vi ringrazio di tutto. Posto bellissimo: prima ci siamo divertiti con tutte le attrezzature: il tira con l'arco, abbiamo fatto pure una mezza gara. Io e lei, ho vinto io. Ah, ecco. ah, <ride> Quando, quando si tratta di prendere la mira, Fabrizia, vabbè, ma lei vince, vince sotto altri aspetti, naturalmente. Diciamo che è finita pari. Io credo uh, si possa chiudere eh, qui, siamo davvero agli sgoccioli, eh, una tre giorni eh, fantastica, eh, ci siamo stancati anche noi Assessore però insomma eh, questo sforzo poi eh, ripaga un po' tutto vedendo tantissima gente, vedendo tantissime attività sportive e eh, eh, abbiamo fatto pace con noi stessi perché davvero l'ambiente eh, che ci circonda ci aiuta anche ad avere molto ma molto ma molto relax. Allora, io ringrazio amministrazione comunale di eh, Pietracamela, il CSI Teramo eh, con il presidente Angelo De Marcelli, Serminio di Lodovico, presidente della DMC Gran Sasso Laga e naturalmente ringrazio tutti quelli che sono venuti qui ai Prati di Divo e tutti quelli dell'organizzazione che non sono venuti davanti alle nostre telecamere, ma che da settimane e settimane hanno profuso il massimo impegno per regalarci questa tre giorni meravigliosi. Ringrazio Alberto Capo, i miei tecnici che sono stati qui con me per questo fine settimana, Umberto Furria, Valerio Quartapelle e Mario Giacchetta e al direttore Luciano Di Luigi, sempre presente a darci manforte. Buona domenica a tutti e a risentirci sempre su Radio